Di cosa ti occupi e per che motivo ti interessi di questo problema? Ma più che di che cosa mi occupo posso facilmente rispondere di che cosa mi occupavo quando lavoravo, nel senso che ero un fluido dinamico che lavorava all'università e tra i vari aspetti di fluido dinamica di cui mi occupavo c'era anche quello della dispersione degli inquinanti, con particolare interesse nella mia storia personale con la dispersione in situazioni orografiche complesse. Valdossola, per esempio, ho fatto un lavoro e avevo fatto anche dei lavori qui in Val di Susa connessi con l'inquinamento dell'autostrada. Quindi occuparmi di inquinanti era il mio mestiere. Il motivo per cui ho cominciato a occuparmi dell'inquinamento della Beltrame è perché mi è stato chiesto. Mi è stato chiesto essenzialmente dal comune di San Didero e anche da Lega Ambiente. Entrambi, ci tengo a dire, a titolo gratuito, ma comunque mi hanno chiesto di agire da loro consulente per quello che erano i problemi che li ponevano in conflitto, con la provincia di Torino e in genere con la Beltrame, con la direzione o con la proprietà della Beltrame. La situazione di forte inquinamento della Val di Susa risale invece al 2004, quando quello che allora era direttore, mi sembra, dell'ARPA, si chiamava Coccolo, il quale mandò un documento, una circolare, a una serie di comuni, San Didero, Buzzolo, Villa Focchiardo, informando che da un controllo fatto risultava che i terreni di questi comuni e di altri comuni della Val di Susa erano fortemente inquinati da quelli che vengono tuttora chiamati microinquinanti organici, che si tratta essenzialmente di diossine o sostanze diossine simili oppure di policlorobifenili, i quali arrivavano a essere molte decine di volte il limite di legge, mi sembra 57 il punto massimo e così via, 57 volte più alti di quello che avrebbero dovuto essere. Acciaierie di questo tipo sono più inquinanti e rappresentano problemi più difficili da gestire per un territorio di quello che siano le acciaierie che usano minerali, ferro, insomma, come materiale di partenza. Ma proprio per questo l'ENEA e il Ministero dell'Industria avevano fatto uno studio di classificazione, di trattazione statistica delle acciaierie di questo tipo in Italia e avevano pubblicato i risultati che ci permisero di fare un confronto tra la situazione che avevamo qui e la situazione dei reati posti in Italia, e questo confronto ci riservò una sorpresa. La sorpresa era questa, che mentre le diossine erano un po' più alte dei valori medi di queste acciaierie dello stesso tipo, naturalmente scegliere acciaierie che in qualche modo rappresentino un insieme coerente, mentre le diossine erano più alte, ma insomma si rimaneva all'interno di questo insieme di acciaierie, i policlorobifenili invece erano talmente più alti, 10 volte, 15 volte, che bisognava per forza pensare che qui a San Didero, nell'acciaieria di cui stiamo parlando, accadesse qualche cosa di particolare, che in termini statistici faceva sì che l'acciaieria di San Didero non potesse essere considerata come un'acciaieria dell'insieme delle altre, doveva avere qualche cosa che la rendeva diversa. Discorso abbastanza preoccupante, perché mentre le diossine si formano durante processi di combustione e quindi un eventuale eccesso si poteva attribuire a un cattivo funzionamento del sistema dei forni, del sistema dei filtri e così via, i policlorobifenili non si formano, o ci sono o non ci sono. E quindi il fatto che ci fossero questa quantità di policlorobifenili poteva avere solo due spiegazioni, una più indecorosa dell'altra, insomma. O usavano del rottame sporco, così pieno di condensatori che i policlorobifenili sono stati prodotti per anni, fino agli anni 80, li faceva la Monsanto, e venivano usati perché avevano una proprietà meccanica particolare nei trasformatori, nei condensatori. Quindi o si usava del rottame che conteneva materiali di questo genere, troppo,
Oppure c'era qualcuno che usava il forno dell'acciaieria come un modo per eliminare a poco prezzo i policlorobiferini. Insomma, altre spiegazioni non ne vedo, se qualcuno è in grado di suggerirne delle altre sarà interessato a sentire. Siamo andati avanti fino a luglio del 2005, quando a seguito di alcune misure dell'ARPA, da cui risultavano concentrazioni di inquinanti particolarmente elevate, il direttore dell'ASL, che era il dottor Remo Castagneri, scrisse al sindaco di San Didero, che si chiamava la signora Bellone, chiedendogli una chiusura anticipata almeno di 15 giorni dell'azienda, in modo che si partisse subito con i lavori di ristrutturazione senza aspettare l'inizio d'agosto. Ma tutto c'era la differenza di 15 giorni fra il periodo di chiusura che chiedeva il sindaco Bellone e il periodo di chiusura già previsto per gli adattamenti concordati, le modifiche dell'impianto concordate con la provincia di Torino. Ciononostante che gliel'abbiamo chiesto ufficialmente, ero persino presente io quando gliel'abbiamo chiesto, l'amministratore delegato della Beltrame non ci pensava neanche lontanamente. E infatti questa chiusura non ha portenuto, perché c'è stato un ricorso alla magistratura, non mi ricordo esattamente in quale sede, che però l'ha cancellata, sostituendola con un programma di ricerca a cui noi avremmo avuto il diritto di partecipare, con la collaborazione dell'ARPA. Insomma, come sempre accade, quando non si vuole fare nulla si mette in piedi una commissione di studio, e così è stato fatto anche in quel caso. Ma la cosa più spiacevole, che forse vale la pena di mettere in evidenza in questo caso, è che c'è stata una vera e propria campagna di intimidazione contro il sindaco, che pure poveretta non poteva far altro. Lei non aveva nessun diritto di rifiutare una richiesta di questo genere, che veniva dall'ente autorizzato e delegato a fare richieste di questo tipo, che era l'ASL. Cioè, nonostante il fatto che lei fosse una sostanza costretta, lei era d'accordo, magari non era una particolarmente favorevole agli interessi della Beltrame, però sicuramente in questo caso non aveva nessuna possibilità di scelta, eppure ha subito una campagna di intimidazione quasi fisica. Insomma, i sindacati hanno portato da altre acciaierie degli operai che hanno circondato il comune, tutto l'establishment politico di Torino e dintorni si è schierato contro questa decisione. E tra l'altro, sostenendo una cosa curiosa, sostenendo che l'avere messo in atto una richiesta per ragioni di precauzione, insomma, nei confronti della salute pubblica dell'ASL, era un comportamento che non istituzionale, perché istituzionale era seguire il parere e le idee della provincia di Torino. Curioso questo, quest'idea che le istituzioni sono le cose controllate dai partiti politici, mentre il resto invece non è istituzionale, è molto diffusa, e mi sembra che al giorno d'oggi ormai sia diventata letteralmente generalizzata. Insomma, l'idea di istituti indipendenti che svolgono funzioni hanno un ruolo ben preciso nell'ordinamento dello Stato, una vecchia idea liberal borghese. Io mi sono sempre considerato un estremista di sinistra, ma questa era una vecchia idea liberal borghese che è stata completamente spazzata via. E lì fu in un certo senso un momento di svolta, perché da quel momento in poi lo scontro è stato senza nessuna mediazione possibile tra il sistema politico e aziendale e di cooperative che stava dietro a interessi di questo tipo, e la popolazione sprovvista di qualunque potere. Insomma, i cittadini comuni sono stati messi in condizione di non solo di non poter fare nulla, ma di non sapere nemmeno quello che accadeva. Tenete conto che siamo partiti da una situazione in cui questa acciaieria produceva sostanze tossiche di questo tipo, sto parlando di questi prodotti clorurati, sostanze tossiche di questo tipo, diciamo in misura che era equivalente a quella di qualche decina di termovalorizzatori, come li chiamano i nostri politici, chiamiamoli pure inceneritori, comunque di inceneritori
si, insomma, emettessero fumi con delle concentrazioni identiche a quelle di legge, oppure centinaia di volte più alta di quelle emesse da inceneritori modernissimi che, secondo i dati pubblicati per esempio dall'ARPA della Lombardia, emettevano pochissimo. Quindi un impianto con un impatto fortissimo. Ad agosto tuttavia hanno chiuso e hanno modificato effettivamente l'impianto. Va bene, allora loro sono partiti da questa situazione e qualcosa di buono hanno fatto, nel senso che hanno chiuso tutto l'ambiente lavorativo all'interno di un sistema stagno a tenuta, loro lo chiamano l'Elephant House, la casa dell'elefante, insomma tutto dentro, in modo che non potesse più sfuggire queste specie di polveri e di vapori che sfuggivano durante la fase di ricarica, perché durante la fase di ricarica i forni si aprivano, il sistema di aspirazione era come se non ci fosse, si formava un nuvolone che avvolgeva tutta la fabbrica e questo poi si propagava verso valle, specialmente di notte, lentamente, le altissime concentrazioni di PCB nel territorio di Villar Fochiaro e di Borgone erano dovute essenzialmente a questo problema. Questo l'hanno eliminato perché hanno chiuso tutto dentro un unico sistema a tenuta stagno. E poi hanno, nella sostanza, convogliato sia quello che veniva aspirato dentro l'Elephant House, insomma, mi fa ridere chiamare la casa dell'elefante, insomma, dentro questa specie di scatolone a tenuta stagna, e invece l'hanno convogliato insieme a quello che proveniva dall'uscita del forno e hanno fatto un unico sistema di filtri e un unico camino. Con questo loro ottenevano un paio di risultati buoni, onestamente. Uno, riducevano effettivamente la fuga di polveri ed inquinanti durante la fase di apertura dei forni. Due, evitavano che la gente vedesse a occhio nudo, come si vedeva prima, questa specie di nuvolone che nelle ore, le prime ore di mattina scendeva ancora piano piano, lentamente verso valle, si vedeva proprio, era una cosa incredibile, si vedeva a occhio nudo e poi anche abbastanza impressionante, e quindi la gente, non avendo più visto la polvere, era convinta che la situazione fosse in parte risolta. E, ma la terza cosa che avevano ottenuto, su cui hanno fatto tutti i doppi, tripli giochi possibili e immaginabili, è la seguente: che mescolando insieme quello che proveniva dal forno e quello che proveniva dall'Elephant House, hanno diluito gli inquinanti che c'erano dentro, diluiti nel senso che gli inquinanti erano esattamente, la quantità di inquinante come diossina e come PCB era esattamente quella di prima, ma in compenso il flusso d'aria era diventato più grande perché avevano messo insieme, convogliato su una stessa, su uno stesso, diciamo, condotto. Contemporaneamente si cambiarono, si introdusse il principio dell'autocertificazione, per cui le misure da quel momento in poi non le faceva l'ARPA, o non solo l'ARPA, ma la maggior parte delle misure venivano fatte da una ditta incaricata dall'azienda stessa, e che rende praticamente impossibile per chi sta fuori sapere che cosa fanno e che cosa hanno misurato, perché anche qui, senza rivelare troppi nomi, ma comunque un getto turbolento che esce fuori da un camino ha una distribuzione di concentrazioni fatta in modo tale che con una sonda messa ai bordi uno può ottenere risultati completamente diversi semplicemente spostandola di un paio di centimetri. E allora, se venivano troppi alti, stimolo di concentrazione. Questa è la mia opinione, per l'amor di Dio. Non, su questo non ho prove, ma ci giurerei che quando li venivano troppo alti li facevano le misure spostando la sonda di 2 centimetri. Bastava. Erano al bordo del cammino, bastava. E con questo voglio dire, non tanto che le misure, no, stesso discorso vale per il controllo della natura del minerale, perché uno dei fattori che influenza di più questi risultati è che razza di materiale si usa, perché tenuto conto della diversità dei tipi di rottami che ci sono in circolazione in tutta Europa e che vengono venduti e scambiati, si passa da una situazione in cui ti danno un rottame pulito, già selezionato e qualche volta addirittura pretrattato per far evaporare gli oli e costa un occhio della testa, a dei rottami talmente sporco che sono disposti a pagarti loro perché tu glielo porti via. E allora questo è anche uno di quegli aspetti in cui bisognerebbe, diciamo, avere i dati, poter controllare, insomma, questa roba, perché
per avere un minimo di senso dovrebbe svolgersi in una casa di vetro, cosa che invece non accade. La casa di vetro è stata trasformata in una casa, sì, se è vetro è oscurato, insomma, il peggio delle macchine, dei contrabbandieri, non si vede nulla quello che c'è dentro. Nel 2006 succede qualcosa, viene data autorizzazione ambientale integrata e in più vengono fatti dei lavori che modificano radicalmente, sì, la situazione. Esattamente. E poi si aggiunge ulteriormente una cosa che durante la discussione sull'autorizzazione ambientale integrata si erano rifiutati di accettare, cioè si aggiunge questo impianto a iniezione di grafite. Poi da lì in avanti la situazione cambia, sia dal punto di vista degli inquinanti, sia anche dal punto di vista dell'informazione. Diciamo che fino ad ora abbiamo discusso senza introdurre una distinzione che in questo discorso però è fondamentale per spiegare adesso come si presenta la situazione. Cioè noi non abbiamo distinto fra due cose che in realtà sono diverse. Uno, l'efficienza tecnica del processo produttivo, che può essere anche alta, e nel senso che con questo sistema a grafite attiva loro avevano ridotto quello che si chiama il tasso di emissione, il coefficiente di emissione di queste sostanze, fattore di emissione, a un valore sufficientemente basso. Mi spiego. Per sapere se il procedimento funziona, non si può andare a vedere quant'è la quantità globale di inquinante emessa senza tener conto di quanto sia la produzione di acciaio. Bisogna riferirlo alla tonnellata di acciaio prodotta, cioè diventa un fattore specifico. Tante diossine per ogni tonnellata. Questo si chiama fattore di emissione e dipende chiaramente da come funziona il processo. È tutto interno lì dentro. Ho anche ammesso che da un punto di vista tecnico l'abbattimento fosse funzionante, che non significa zero, zero non esiste, non è che con questo, che le 800.000 tonnellate di acciaio, ammesso che le facessero, loro erano autorizzati a farlo, fossero compatibili con la salvaguardia dell'ambiente. Questo è un discorso complesso, molto difficile da fare, e che richiede una grande cura nel controllare essenzialmente le matrici ambientali, come evolvono col passare degli anni. Sarebbe stato necessario fare un lavoro accurato, e lungo tra l'altro, sulla variazione di queste matrici ambientali. E invece secondo me questo non è stato fatto, perché da allora in poi, mi sbaglierò, ammetto che tra l'altro dopo il 2009 io non ho avuto dati, in realtà ho cessato di agire da consulente del comune di Sant'Idea perché non mi ha chiamato più, ma comunque insomma con tutto quello, pur ammettendo di non avere a disposizione gli ultimi dati, la mia impressione è che in realtà quello che si è fatto da allora in poi è rendere oscuro tutto il processo, cioè non fare in modo che nessuno fosse più in grado di controllare quello che accadeva. Perché per esempio una delle cose immediate da controllare, visto che queste sostanze arrivano come veleno agli esseri umani attraverso il ciclo alimentare, era controllare l'andamento di queste sostanze inquinanti di concentrazione nella carne dei bovini, nei formaggi, nelle carni, nel latte e così via. Cosa che è stata fatta, ma contemporaneamente si è anche modificato il foraggio, si è portato del foraggio da fuori, io vorrei sapere che fine ha fatto il foraggio che non usavano più qui, che non usavano, eccetera. E allora è chiaro che cambiando le condizioni, oppure per tornare al discorso, per esempio, delle conseguenze dirette sulla salute, io non ho più visto nessun dato, né nessuna seriazione statistica sulle morti e le malattie della popolazione di questa zona e così via. Cioè, se si vuole che un problema muoia, basta non misurare più nulla e non dare più i dati, e naturalmente uno si trova in una situazione in cui non può dire nulla. Attualmente, secondo me, siamo in una situazione simile. Tutti adesso si sono messi a urlare all'ennesimo miracolo dicendo che l'acciaieria è migliorata tantissimo. Adesso ci credo che è migliorata, è ferma, ma migliorata tantissimo rispetto agli anni di cui abbiamo parlato. A me non risulta che abbiamo fatto nulla dopo l'introduzione di questo sistema di iniezione di polveri.
trarsi che mi sbaglio, che non sia informato, però ho la sensazione che tutto si svolga come il solito coro di cornacchie, insomma, tutti urlano perché cercano di evitare che si discutano i problemi sul serio, insomma, che si discutano seriamente. Io sui dati di questi anni non so altro, quindi non posso pronunciarmi, ma secondo me funziona esattamente come prima. Andando a chiudere, che tipo di prospettive vedi per questa vicenda, anche alla luce delle proposte fatte ultimamente da Virano e dalla Porchietto, che prevedono una riconversione dello stabilimento o in veste di bretella dei cantieri ad alta velocità, oppure appunto di centro di stoccaggio di rifiuti speciali? Ma come bretella di collegamento per l'alta velocità e anche come possibilità di lavoro alla costruzione di questa bretella o dell'autoporto che si deve fargli di fronte, questo in teoria sarà anche possibile, però vuol dire che i posti di numero di lavoro che offre sono estremamente ridotti. Loro dicono di avere 300, quanti sono? 360 persone che ci lavorano dentro. Andrà bene recuperare 20 posti di lavoro con questo tipo di proposta. L'altra proposta di Virano per me è un vero mistero, perché non capisco esattamente che cosa vuol dire. Perché se volesse dire quello che sembra, cioè che si trasforma quest'area in un'area dove si colloca un impianto per il trattamento ad alta temperatura, perché non è possibile far altro, di prodotti inquinati di questo tipo, più altri, quelli che possono uscire dalle frese, diciamo, delle macchine di perforazione del tunnel dell'alta velocità. Cioè, se si vuole fare un grande centro per trattare materiali pericolosi, questo, insomma, è una proposta che secondo me è una follia per la Val di Susa. Se funzionasse diventerebbe un centro di attrazione, di raccolta di materiali tossici da tutta Italia, da mezza Europa forse, non so se lui ragiona in grande. Costerebbe una cifra folle e sarebbe da un punto di vista impattante forse peggio della famosa acciaieria di cui abbiamo parlato fino ad ora. Però io dubito che lui sappia cosa dice. Devo essere proprio sincero, insomma, finché non lo sento con le mie orecchie, possibilmente pure che lo scrivesse, se lo scrivo magari riusciamo a capire di che cosa parlo. Perché per esempio anche le cose dette dalla Porchietto sono delle assurdità totali, un'altra che appunto parla perché ha la bocca, insomma, ma non ha sicuramente un'idea di quello di cui sto parlando. Sì. Pensi che uno stabilimento di questo tipo possa avere un suo senso, un suo significato in una valle alpina, o magari a priori già bisogna deve discutere? Deve produrre acciaio di calibro. Dunque, il problema è che io avevo parlato, insomma, un confronto nemmeno particolarmente aspro, perché a volte gli ingegneri sono più sinceri degli altri, insomma, con i tecnici, con un paio di tecnici della fabbrica, e loro mi hanno detto sinceramente che le cose che io pensavo o chiedevo che fossero fatte non erano compatibili con le caratteristiche del loro prodotto, perché se uno vende del prodotto di un prezzo basso, insomma, e non può permettersi poi dei costi altissimi, e quindi siccome loro non fanno acciai speciali o cose di questo genere, la verità è che il tipo di produzione che loro fanno entra automaticamente in concorrenza con la produzione di regioni del mondo ove le limitazioni fisiche, orografiche, sono molto più libere, molto più lasche, insomma, che non in questa situazione. Questa è una valle alpina, è larga 1200 metri, c'è dentro già di tutto, insomma. Il tratto di terreno che è stato inquinato in questi anni in realtà sarebbe irrecuperabile anche per l'agricoltura. A mio parere una fabbrica con queste caratteristiche non è compatibile con la situazione di una valle come